Sarà un 2012 all'insegna dell'austerity. Per Istat il rincaro medio che graverà sulle famiglie è di oltre 2.000 euro. Le voci che influiranno maggiormente sulle tasche dei lucchesi riguarderanno l'IMU sulla prima casa, anche se il sindaco Favilla nelle dichiarazioni di fine anno ha sostenuto che la tariffa sarà quella minima, come per la vecchia ICI e i generi alimentari, per un totale di circa 800 euro annui. Seguono le spese derivanti dal caro petrolio, circa 200 euro, comprensivi di accise regionali per la benzina, materiali plastici e derivati per 123 euro, più care anche le tariffe per le utenze. Luce, gas, acqua e rifiuti costeranno ai lucchesi più di 230 euro rispetto al vecchio anno. Il pedaggio autostradale costerà il 3% in più. Ecco che per viaggiare da Lucca Est a Viareggio, tramite la Bretella, si spenderanno 3 euro tondi tondi. Ed ancora 93 euro per i servizi bancari, 81 euro per i pendolari delle ferrovie, 48 euro per il servizio pubblico locale. Aumentano anche le RSC auto del 3,5% a livello provinciale, che fa tirare un piccolo respiro di sollievo se si considera che il dato nazionale è del 6%. Con l'aumento dal settembre dell'IVA, con un rincaro medio di 93 euro, si raggiunge per Istat la considerevole cifra di 2.103 euro in meno nelle tasche delle famiglie italiane. Ma come se non bastasse, ecco dal 1 gennaio la tassa sulla fortuna. Per vincite superiori a 500 euro scatterà una ritenuta secca del 6%, un po' come dire fortunati sì, ma non troppo. Che fosse un anno di sacrifici ce lo era stato raccontato un po' in tutte le salse, ma le dimensioni che il caro vita 2012 raggiungerà sembra togliere il sorriso anche all'ottimista più incallito.